ascoltato, devo dire, con un certo umorismo. I consiglieri, non mi ricordo chi fosse, forse Morganti, ma anche altri, lamentarsi del numero dei decreti emanati da questo governo nel pieno di un'emergenza mondiale. Io vorrei umilmente ricordare che a una rapida ricognizione nel 2017 il totale dei decreti emanati fu di 149, nel 2018 di 183, nel 2019 di 162. Devo anche commentare questo dato, ascoltando chi oggi all'opposizione ha governato sostanzialmente per decreto, fa davvero un po' sorridere sentire criticare un presunto abuso di questo strumento, laddove direi che sono pienamente ottemperati i criteri di urgenza, dal momento che appunto siamo non solo in un'urgenza ma in un'emergenza. Quindi insomma fa quasi insomma imbarazzo ascoltare certe dichiarazioni. Quanto poi al resto, sull'articolato, io penso che dovremmo esprimerci articolo per articolo. Sono state poste delle domande e delle richieste di chiarimento anche dalla maggioranza al segretario di Stato alla Sanità. Sono certo che saprà certamente chiarire gli aspetti che alcuni non hanno ben compreso. In merito alla questione dei tamponi, dei sierologici, credo che il consigliere Berti abbia dato un'interpretazione ragionevole, poi sentiremo dal segretario Ciavatta se era questo l'intendimento del governo. Inoltre, io vorrei dire che se un cittadino è sufficientemente danaroso per poter soddisfare questa sua curiosità prima che sia lì, se ritenere opportuno farlo, e qualora sia lì, sa richiedere il sierologico e poi il tampone naturalmente deve essere gratuito, tuttavia chi si affida a un percorso di sanità privata evidentemente deve informarne il pubblico qualora questi esiti siano rilevanti ai fini di pubblica salute, ma se è sufficientemente danaroso per iniziare un percorso privato penso che sia in grado anche poi di sostenere il tampone pagandolo. Viceversa, chi invece viene sottoposto per volontà dell'IS ai test, ovviamente, cioè per volontà autonoma dell'IS, quindi sin dal sierologico, è giusto che non si trovi ad affrontare altri costi. Per quanto invece attiene al presunto bavaglio sulla stampa, io mi domando se chi si sta opponendo alla tutela dei dati degli ammalati vorrebbe pubblicare giornalmente l'albo dei contagiati, oppure magari vorrebbe che in conferenza stampa il commissario Arlotti facesse l'elenco, magari mandando in sovrimpressione anche le foto, magari perché no, anche l'indirizzo di queste persone che sono ammalate, così magari se uno le ha incontrate poi quando le vede in giro può sputargli in faccia e dirgli untore e cose del genere. Insomma, non so che tipo di scenario questi cari colleghi dell'opposizione vogliono prospettare. Poi certo io penso che quell'articolo potrebbe essere formulato meglio e sono sicuro che non è intendimento di questa maggioranza e neanche di questo governo mettere un bavaglio alla stampa, ma io non penso che sia imbavagliare la stampa impedire che vengano divulgati i nomi e i cognomi e le condizioni di salute dei singoli ammalati. Penso sia un principio di umanità, insomma anche abbastanza basilare, a cui persino i colleghi della parte meno umana dell'opposizione dovrebbero giungere in maniera abbastanza semplice. Quindi, non so, mi sembra davvero patetica questa polemica che deriva appunto, secondo me, per qualcuno perché non ha ben compreso il testo. Per altri che i testi sono sicuri li comprendono bene, da una deliberata malafede e volontà di affibbiare a questa maggioranza e a questo governo intenti autoritari che perlomeno in queste misure mi sembra evidente che non si sono manifestati. Grazie Eccellenza, concludo qui. Grazie consigliere Zonzini, ha chiesto la parola il consigliere.